ragazzi, in questo video vediamo come collegare in serie i motori di Z senza usare l'adattatore ma direttamente con i cavi. Allora, innanzitutto vediamo, questi sono i due cavi di Z. Ne stacchiamo uno. Lo tagliamo. Dobbiamo dividerlo qui in mezzo con un taglierino. Ok, allora una piccola nota prima di proseguire. Ho notato che i due cavi hanno i colori dei fili diversi. Come potete vedere, sono invertiti due volte, perché anche il blu e il rosso sono invertiti. Ora i cavi normali sono fatti tutti così, vedete? Quindi il riferimento che uso è di questi cavi qua. Ora questo cavo qua ho estratto i pin alzando le lamelle e ho sistemato i colori esattamente come il cavo buono, vedete? Invertito. Fate attenzione perché se i colori dei cavi dei due motori non sono gli stessi, questo montaggio non funziona. Bene. Abbiamo saldato i fili. Questo è il connettore che va alla scheda. Questi sono i due connettori dei motori. Allora, sul cavo del primo motore abbiamo tagliato i fili blu e nero. Il secondo motore lo colleghiamo così. Per vedere meglio i colori. Il collegamento in serie è fatto. Ovviamente
questo vale per tutte le stampanti. Ciao, al prossimo video.